Festival di Nasa. Innanzitutto vorrei fare i complimenti a tutta l'organizzazione di questo grande e importante festival. È un festival specifico ma di una grande utilità. Ci vedo in questo festival tanto impegno sociale, impegno anche politico nel senso più nobile del termine, ma penso che ancora margini per crescere ancora, perché come diceva pure uno degli interventi che c'è stato in sala, la salute mentale è qualcosa che sta tornando, è materia viva, per cui dovremmo fare i conti attualmente. Quindi una cosa che ho imparato è l'ascolto. Se dedichiamo più tempo ad ascoltare le persone, forse potremmo cambiare un po' la società, perché ascoltare le persone significa capire anche i bisogni, e quindi spesso in questo periodo confuso spesso ci parliamo addosso, ma evitiamo di ascoltare. Invece dovremmo fare questo esercizio di ascolto, perché secondo me si potrebbe cambiare tante cose. A Casa Calenda, dove io vivo e lavoro, è stata una delle, la cooperativa Nardacchione è stata una delle prime cooperative che ha accolto persone che uscivano dal manicomio, e sono state accolte, poi sono state reinserite nella società, e ancora adesso, a distanza di tanti anni, le persone che transitano la cooperativa dopo un periodo tornano nelle proprie case con una nuova dignità e con una nuova voglia di vivere.